L'associazione Canapa Live è un'associazione che nasce da Lumiere nel 2005. Gli obiettivi e il motivo per il quale nasce in modo particolare sono la coltivazione, quindi la reintroduzione, la riscoperta delle coltivazioni di canapa a 360 gradi. Negli anni l'associazione si è specializzata per quanto riguarda la ricerca, ha approfondito molto le tematiche che contornano la canapicoltura, approfondendole di pari passo con diversi istituti di ricerca per trovare le diverse soluzioni agronomiche per quanto riguarda l'individuazione dei diversi genotipi di canapa che si possono coltivare nei territori della nostra regione. Nella stagione attuale, la 2015-2016, abbiamo realizzato una serie di campi sperimentali e produttivi. Abbiamo coltivato diversi ettari di terreno sui monti della Tolfa e limitrofi con lo scopo di produrre in modo particolare del seme, quindi della granella da seme, e delle paglie e delle infiorescenze. Sugli stessi campi, che possiamo elencarli cultivar per cultivar di canapa sativa, partendo dalla località farnesiana nel comune di Allumiere, dove abbiamo coltivato la cultivar Uso 31, una cultivar monoica come tutte quelle che abbiamo coltivato quest'anno, cioè che ogni pianta ha contemporaneamente le infiorescenze femminili e maschili, quindi le più adatte alla produzione di seme. Poi abbiamo coltivato un altro campo di un'altra cultivar che si chiama la Ferimon nel comune di Tolfa, in località Passo di Viterbo. L'altro campo invece, che tra l'altro è il più grande che abbiamo coltivato quest'anno, di circa 7 ettari, che era composto da due diverse cultivar, la Fedora 17 e la Ferimon, nel comune di Tolfa, nei pressi dell'area industriale della stessa. Il quarto campo che abbiamo coltivato sempre nel comune di Tolfa, per l'esattezza nella frazione Santa Severa Nord, lì abbiamo coltivato la Felina 32. Insieme di questi campi li abbiamo utilizzati quindi sia per la produzione delle materie prime che derivano dalla canapa, sia per l'attività di ricerca che prosegue da qualche anno, ma in modo particolare quest'anno abbiamo cercato di coordinare come associazione le collaborazioni sia con l'Università della Tuscia di Viterbo sia con l'Università La Sapienza di Roma. Le ricerche che sono in corso tutt'oggi sono quelle di innanzitutto caratterizzare la canapa da un punto di vista alimentare e quindi attraverso le analisi di tutti i prodotti la caratterizzazione anche di tutti i derivati che l'associazione già da un paio d'anni sta facendo, lavorando nelle materie prime. Altra ricerca che stiamo facendo è quella delle diverse soluzioni agronomiche, dalla semina all'epoca di semina, alla meccanizzazione della coltura e in modo particolare nelle fasi di raccolta, dove abbiamo notevoli problemi nell'adattare le macchine normalmente utilizzate per altre culture. L'altra ricerca che stiamo facendo è la verifica delle quantità di fitocannabinoidi presenti nelle diverse cultivar
che stiamo coltivando, in modo particolare il quantitativo di THC, cioè il tetraidrocannabinolo, e del CBD, cioè del cannabidiolo. Il primo THC, che è una sostanza psicotropa e quindi illegale, il secondo il CBD, cioè il cannabidiolo, che invece è una sostanza non psicotropa. In modo particolare stiamo verificando nelle cultivar che coltiviamo noi che quantitativi ci sono, con quali metodi di estrazione ci converrà estrarlo, e questa ricerca ha come obiettivo in modo particolare quello di verificare le quantità di cannabidiolo, un principio attivo dall'alto valore economico, dalle notevoli proprietà ad uso medico. Come associazione Canapa Live, tra le diverse attività, stiamo collaborando con diversi gruppi sia a livello parlamentare che regionale per la modifica delle attuali norme che regolamentano il settore. Siamo in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda la legge nazionale, è stata approvata alla Camera dei Deputati, siamo nell'attesa che venga approvata al Senato, mentre per quanto riguarda la legge regionale è stata approvata nella Commissione Agricoltura e nella Commissione Bilancio, e ora attendiamo che venga calendarizzata all'esame dell'Aula per l'approvazione definitiva. L'associazione Canapa Live insegue da anni questo progetto di riuscire a realizzare sui Monti della Tolfa, o in ogni caso sul territorio regionale, degli impianti di trasformazione che possano poi permettere facilmente ad ogni azienda agricola a livello regionale e comprensoriale di coltivare la canapa e avere come riferimento un'associazione come Canapa Live e degli impianti di trasformazione per quanto riguarda dall'approvvigionamento del seme alla formazione delle aziende agricole e degli operatori per insegnargli come coltivare e gestire le coltivazioni di canapa, fino ad arrivare alla realizzazione di un impianto di strigliatura con il quale si possono lavorare le paglie della canapa e dividere la parte interna e esterna del fusto della pianta, e quindi la produzione di canapulo e di fibra tecnica per l'industria. Per quanto riguarda invece il settore alimentare, ci sono già dei progetti in corso con il quale tentiamo di realizzare i primi piccoli impianti di trasformazione di quello che è in modo particolare il seme, trasformandolo in olio, in farina, seme decorticato e tanti altri sottoprodotti derivati da queste materie prime.